Nella bellissima cornice del Teatro Politeama di Catanzaro, opera dell'architetto Paolo Portoghese e del fratello Franco, si è tenuto l'evento formativo nell'ambito del Piano Nazionale di Scuola Digitale, Wise on the Road. Professoressa Romano e la professoressa Barbieri del Polo di Scalea. Chiediamo loro semplicemente cos'è questo incontro speciale di oggi che in mattinata avremo con una scuola particolare. Professoressa Romano. Questo incontro ci vede impegnati con il liceo Orestad di Copenaghen, che è una scuola all'avanguardia in Europa e nel mondo ormai, è tra le 13 scuole più innovative del mondo. A causa della nostra esperienza vissuta con l'Erasmus Plus, a chiusura di questo evento abbiamo invitato il preside per un'azione di disseminazione, ma anche perché l'esperienza vissuta dai docenti della nostra scuola è stata così significativa e motivante che in accordo alla professoressa Barbieri, responsabile del piano di formazione regionale dei docenti animatori digitali, abbiamo deciso di disseminare questa azione formativa a tutti i docenti della Calabria. Professor Jeppe Nissen e la professoressa Karin Wagner-Nissen. Chiamo la professoressa Romano, che anche lei alla base del PNST del Liceo Scientifico Metastasio di Scalea, in questa occasione farà da interprete. Io ringrazio molto e do la parola ad Allan Arnesen. Thank you very much for inviting us to this conference. We really enjoy to be here in your beautiful region. Buongiorno a tutti e grazie per averci invitato qui a questa conferenza in questa splendida regione. We hope that you can come with some useful inputs for your very important project. Speriamo di potervi fornire qualche utile spunto per il vostro progetto di formazione e di innovazione molto importante. I will talk in general about our learning spaces, our use of technology and our didactics, and then my colleagues will go more into depth with how we use technology in teaching and how we integrate innovation in our teaching at our school. Il preside Alan ci introdurrà il concetto degli spazi flessibili, ci mostrerà il paradigma didattico utilizzato dalla sua scuola, come integrano l'uso delle nuove tecnologie per l'apprendimento e per la formazione degli studenti e i suoi colleghi, i suoi insegnanti, andranno in profondità a spiegarci alcuni aspetti tecnici relativi all'uso della tecnologia e dell'innovazione e la formazione degli alunni. Danish Gymnasium is a high school, a three-year course where we prepare for further education. Our students are between 16 and 19 years old. Il ginnasio di Orestad è una scuola secondaria superiore, ma in Danimarca la scuola secondaria superiore è rivolta agli studenti dai 16 ai 19 anni e quindi loro preparano gli studenti ad una formazione per l'avviamento alla carriera universitaria, allo studio universitario. We have a strong media profile and we have set us a goal to innovate didactics in youth education. Hanno un indirizzo prevalentemente orientato ai media, giornalismo, comunicazione, produzione di video e soprattutto hanno come obiettivo l'innovazione della didattica. We have existed since 2005. And we have been very digital right from the start. So we have many years of experience in using digital technology in teaching. Hanno cominciato nel 2005, prima ancora nel 2005 avevano già progettato l'idea di questa scuola innovativa, quindi hanno molta esperienza nel
So in 2012, we took the last step and became 100% digital when it comes to learning resources. Nel 2012, la scuola è diventata completamente digitale, abbandonando definitivamente l'uso della carta. We have 1,100 students and 110 teachers. Hanno 1,100 studenti e 110 insegnanti. Come vedete dalla slide, c'è un rapporto 1:1 per studente, cioè ogni studente ha il suo dispositivo digitale. We use technology not for its own sake, but we think of it as an important component in preparing our students for the future. Loro non utilizzano le tecnologie esclusivamente allo scopo di conoscere la tecnologia, ma perché vogliono preparare gli studenti alla società del futuro, alla società del domani. We call our school vision tomorrow today, and what we mean with that is that we today want to work with what we can see will be important for the future. E la loro visione può essere riassunta in questo slogan: domani, oggi. Cioè loro vogliono, partendo dall'idea di futuro che percepiscono, cioè da quello che già sarà importante, che siano le competenze del futuro, lavorare oggi per preparare gli studenti e i cittadini del futuro. The students at our school must learn the general subjects for all high schools in Denmark. But we also have our own ideas about what is important in modern society. Come tutte le scuole secondarie, anche quella di Oristad è una scuola a indirizzo generale che praticamente si conforma a tutte le altre scuole del sistema scolastico danese, ma hanno la loro idea di cosa sia importante che gli studenti acquisiscano come competenze. We think it's important that the students know a lot of stuff at the foundation of what we're doing is scientific. But we also think it's important that the students learn how to act, that they can do something with their knowledge, and they can reflect on knowledge and eventually other ways of finding out solutions for problems. So to know, to do, to reflect and put into perspective, that's core values for us. Quello che è importante, non trascurando l'importanza del sapere scientifico, dei saperi disciplinari, loro cercano di calare questi contenuti, queste conoscenze, per verificare in che cosa siano spendibili per quanto riguarda la creatività, la collaborazione, la responsabilità. Quindi si può riassumere dicendo sapere, conoscere, fare, cioè mettere in pratica i contenuti e poi riflettere e proiettarli in prospettiva. So in all what we do, and we don't do it always, but we really would like to have all these corners covered. We want knowledge, navigation, inventiveness, collaboration and responsibility. That's core competences that we want our students to develop. E in pratica ancora non riescono a raggiungere tutte queste competenze, però è questo il loro obiettivo, la loro idea di formazione degli studenti del futuro. And most importantly, we think that we have found three lines that are very important for us, and that's media literacy and digital competences, global citizenship and innovation. Ed ecco perché è molto importante focalizzare l'azione didattica in tre direttive, che sono appunto l'alfabetizzazione sui media e sulle competenze digitali, ma senza trascurare la cittadinanza globale e poi innovazioni, competenze nell'innovazione. So when we use open learning spaces and technology and have teaching collaboration with the outside world, it's because we want to develop these competences. Quindi quando loro cercano di collaborare con il mondo esterno, di fare rete con realtà di altre nazioni o altre scuole, è perché vogliono che gli studenti dell'Oristad Gymnasium
classroom pratichino queste competenze. The movie clip made by the primitive one made by a student on an iPhone just to show you some of the learning spaces at our school. Per questo vi mostro adesso un video molto rudimentale fatto da uno studente di Ovestad che illustra l'utilizzo dei diversi spazi di apprendimento fruibili nella scuola. Assimilabili alle nostre classi, ma comunque sono non completamente chiuse, hanno metà parete e sono completate da vetri, perché comunque anche la lezione frontale è un momento di apprendimento visibile. Poi avete visto dei tavoli che sono di spazi aperti dove gli studenti ricercano, studiano e lavorano in gruppo. E c'è lo spazio della mensa, quello lungo le scale, che comunque diventa uno spazio flessibile, utilizzabile per il pranzo come punto di incontro, ma anche per studiare. E infine vi ho mostrato delle isole con dei computer, che per lo più sono deserte, perché come dicevo prima, ogni studente a Ovestad ha il suo computer di dotazione ed è collegato in cloud alla rete d'istituto. We have different learning spaces and we use them for different purposes. Individual zones where you can work on your own and you can concentrate on doing your own homework or preparing lessons or whatever. We have group zones, we have classrooms, we have auditoriums, and we have meeting points. And as you can see on the video, they also work in the meeting points. Quindi gli spazi della scuola, che fondamentalmente sono spazi aperti che svuotano intorno a questa enorme scala, riorganizzabili in funzione delle esigenze ed infine anche degli spazi dove gli studenti si possono incontrare. So it's very important for the teachers to prepare lessons that are different depending on the learning space that the teacher is placing. Ovviamente è molto importante che gli insegnanti progettino attività a seconda degli spazi di apprendimento da utilizzare. The virtual room is a room that's always follows the student is in the laptop and in the cloud. Lo spazio virtuale è uno spazio di apprendimento che serve all'alunno dovunque, e infatti vedete scritto anywhere, anytime, dovunque, in ogni momento, perché è proprio così, l'alunno in ogni momento sa quale spazio adottare, conosce quale spazio adottare e sa quale lezione dovrà affrontare. You can access it if you have an internet connection. Internet connection is absolutely fundamental. Ovviamente nella loro scuola è fondamentale avere a disposizione un collegamento internet. We use it for organizing teaching because when the students work on their own in group zones, we have to organize the activities for them and we do that in our virtual room.
nello spazio del quale organizzano l'insegnamento e l'apprendimento dell'alunno in maniera individuale, quindi vengono predisposti materiali che dipendono dal tipo di attività che l'alunno è chiamato a svolgere e sono disponibili e fruibili dallo spazio virtuale. We use it for collaboration between students when they work in projects or do an assignment, and we use it for collaboration between teachers and students because the teachers can give the students feedback directly in our virtual room and we are able to show the value. Lo spazio virtuale viene utilizzato per fornire supporto agli studenti anche per le collaborazioni, perché spesso sono chiamati a svolgere attività di gruppo e viene anche utilizzato dagli insegnanti come spazio di collaborazione tra insegnanti, ma anche tra insegnanti e alunno, perché è uno spazio in cui vengono forniti numerosi feedback agli studenti. They can access all our teaching materials in the virtual group, and they can produce and communicate them. And we think that's a very important component of modern teaching. Lo spazio virtuale è anche lo spazio in cui sono disponibili tutti i materiali forniti dagli insegnanti ma anche quelli prodotti dagli studenti e quindi loro ritengono che questo approccio di produzione di materiali da parte degli studenti sia molto importante per rendere lo studente attivo. In the virtual room the students have a portfolio of all their products and the feedback from the teachers and their own reflections. So learning becomes visible for them and they can set new goals for their learning. Lo spazio virtuale è uno spazio in cui loro devono consegnare i loro compiti che sono quindi visibili agli insegnanti e quindi contiene un portfolio dello studente che serve sia all'alunno per un'autovalutazione, un'autodiagnosi delle competenze raggiunte, ma anche all'insegnante per fornire feedback allo studente. And the third learning arena at our school is the world surrounding the school. So therefore we talk about our school as an open and networking school. Ed è anche importante che la scuola sia una scuola aperta, in rete, quindi non disdegnano le relazioni con l'ambiente circostante, sia a livello di scuole che di aziende. We want to organize teaching where we invite the world outside into our school and where we let our students go outside the school to investigate and see how knowledge is used in the outside world. Loro vogliono creare questa rete di relazioni con l'esterno perché ritengono sia molto importante capire come si può lavorare utilizzando la conoscenza che è disponibile nella scuola integrandola con quella all'esterno per risolvere problemi e affrontare cambiamenti. And we are developing a network of partners in all over the world so we can integrate other cultures, other experiences in our teaching as well. E quindi hanno lanciato una rete di collaborazioni internazionali con altre scuole ma anche con altre aziende estere e che vogliono integrare le loro competenze e conoscenze all'interno del loro processo di formazione. So we do that because we want to work with real life problems and challenges and give the students opportunity to develop their competences in solving problems. E questo è il motivo per cui fanno questo è perché vogliono coinvolgere gli studenti nella soluzione dei problemi di vita reale e dare loro l'opportunità di acquisire competenze per risolvere problemi di vita reale. So when a teacher prepares lessons in our school, they have to think about these four problems here. They, of course, like teachers in every country, they have to think about the content and the didactics. Quindi, qual è la concezione del processo di insegnamento Ostad? Ovvio che non si può prescindere dai contenuti, dai saperi disciplinari. But they also have to take the learning space into consideration and the technology that they are going to use.
vero anche la progettazione dell'insegnamento, tenere conto degli spazi di apprendimento che intendono adottare e con quali tecnologie vogliono programmare il loro insegnamento. Because the teachers have very different roles depending on the learning space, and the students have different roles as well. Questo perché l'insegnante ha un ruolo diverso a seconda dello spazio in cui insegna, e anche lo studente è chiamato ad assumere un ruolo che cambia in funzione dello spazio didattico utilizzato. We want to develop a didactics at our school level that develops the modern competences. And some of the important features of our didactics is on this slide. Alcuni aspetti principali della loro azione didattica sono riassunti in questa slide, perché l'obiettivo è formare studenti in grado di vivere in maniera adeguata nella realtà del futuro, preparati ad avere le competenze tali da affrontare il mondo esterno. We want to see the student as a producer and communicator, and we want to do it in an authentic environment where we can work with real life problems. E quindi vogliono che lo studente diventi un produttore di conoscenza che sia coinvolto nella soluzione di problemi di vita reale. We think that learning is a social process. We want to develop collaborative learning because we think it's important in modern society, but we also think that our students learn more when they work together. Loro ritengono che l'apprendimento, apprendere sia un processo sociale e per questo è molto importante che lavori in maniera collaborativa, perché soltanto lavorando in maniera collaborativa gli studenti possono accrescere queste competenze. We want to have as many cross-curricular activities as we can, because we think that problems in the world are not found in subjects, but they are cross-curricular. When we want to describe the problems and come with solutions. Per questo motivo promuovono l'uso, la diffusione di attività che siano interdisciplinari, perché i saperi e le competenze richieste nella vita reale non sono settoriali, né disciplinari. All our teaching has a digital component, mostly it's blended learning, sometimes it's flipped classroom, and sometimes it's even e-learning. Il loro insegnamento è completamente digitale, qualche volta utilizza la tecnologia della flipped classroom e altre volte corsi prodotti in e-learning. We want our teaching to be personalized because our students are so different. They know different things, they learn in different ways, and it's important that we can see each single student and give the student goals that are suitable for their level. Poiché gli studenti sono diversi, lavorano per un apprendimento personalizzato, individualizzato. Ogni studente apprende in modo diverso e quindi è giusto che ogni studente abbia degli obiettivi di apprendimento diversi. We want our learning to be visible both for the students and for teachers in order to give every student the feedback they need. È importante quindi che l'apprendimento sia visibile sia per lo studente che per l'insegnante. Questo significa che lo studente deve avere traccia del suo processo di apprendimento, ad esempio attraverso il portfolio, così come l'insegnante deve fornire i feedback adeguati allo studente. We use this didactics as much as we can, but also in our school we have very much traditional teaching because for learning some subjects it is also efficient, but we want to do as much as possible of this didactics.
Questo approccio è utilizzato prevalentemente in moltissime discipline. È chiaro però che ci sono delle materie per cui si può continuare a mantenere un approccio più tradizionale, ma il loro obiettivo è estendere questo approccio di apprendimento e insegnamento a tutte le discipline della scuola. As a conclusion on my presentation, I want to underline that when you want to work with new learning spaces and want to integrate technology in your teaching, it's very important not to start with the learning environments, but to start with the question, why do we want to do it? What do we want our students to learn? Il suggerimento che lui sente di lasciarci oggi è non pensare di progettare un processo di apprendimento fine a se stesso che utilizzi le tecnologie fine a se stesse, ma prima ancora di progettare qualsiasi processo di apprendimento, porsi delle domande. Perché lo faccio? Quali sono gli obiettivi che io voglio che i miei studenti raggiungano? The answer to this question, why? Will be different from school to school, but I think it's very important to start with this discussion, because if you want to change teaching, it's important that teachers and school has a shared vision about why we're doing it and what do we want to promote. È importante, è chiaro che le risposte a queste domande saranno diverse da scuola a scuola, ma è molto importante chiarirsi bene gli obiettivi e il target, soprattutto perché è importante che tutti gli insegnanti e coloro i quali operano nel mondo della scuola condividano la stessa visione didattica e per poterla attuare e renderla reale. Give the word to my colleague Yeren, who will go into depth with our digital setup. Thank you. Adesso passa la parola al suo collega.